Allora, ciao a tutti! Ho voluto portarvi per una puntata del vlog in studio durante il lavoro che sto facendo. Sono al Golden Factory, immerso nella campagna toscana. Un grandissimo studio. Fuori sono 1000 gradi, meglio che entri dentro. Eccoci qua, entriamo nella regia capitanata da il mentore nonché fonico Andrea Pelatti del Golden Factory. Andrea Di Chiara, bassista che ha suonato il pezzo che sentirete, non quello che sentite in sottofondo. Vedete che strumentazione spettacolare in questo studio? In regia intanto c'è Elio Capecchi che suonerà la chitarra acustica in questo pezzo. Elio sta suonando una J200 Gibson Jumbo, perché in questo pezzo c'era bisogno di un po' di corpo, con un microfono Neumann, e poi abbiamo credo uno Schweppes. Elio, saluta i viewers degli schitarristi, tutti i nostri schitarristi. Una libidine pura essere in studio oggi con Nico. Una libidine! E ora sentirete poi la bellezza che verrà fuori, speriamo, dal nostro lavoro duro di oggi. Quindi vi tengo aggiornati, via via. Ora registriamo le acustiche, poi farò vedere anche cosa userò io in particolare sulle elettriche e cosa faremo, perché è tutto un work in progress qui, eh. Quindi un saluto. A dopo, vi lascio dal Golden Factory. Yeah! Yeah! T'ha cambiato la ritmica. Dio, me ne sono accorto. Ciao, perfetto. Tutto bello, poi sì, si sente dopo. Andiamo avanti. Riesci a fare anche questa roba qui? Senti, eh? Senti, eh? Qui fanno tutti uno stop. Mi sa che il chorus. Qui. Bello la pinnata a levare lì, eh. La pinnata a levare? Ci ha dato una pinnata a levare. Sentiamo Andrea Di Chiara, bassista, che sentite che dà le fondamenta a questo pezzo. Cosa ne pensi di questo pezzo? Come è stato il lavoro? Com'è lavorare? Vabbè, bellissimo, soprattutto in uno studio bello come questo, per cui bellissimo, tanta roba. Cosa stai utilizzando per questo? Ma che vacca, ragazzi. Andrea Pelatti, dici un po' cosa hai usato per microfonare, insomma, per, diciamo, enfatizzare già il bellissimo suono della G200 Gibson. Bellissimo. Allora, abbiamo messo dal vicino alla buca, in prossimità del dodicesimo tasto, un Neumann U87 passato su un API 512. Questo qua? Ok, sì, okay. E poi va direttamente in scheda. Io ho delle AKG di 8000 e sono molto caratterizzanti per il rock and roll, sono caldissime le schede. E poi ho messo laterale, ma alla fine non so nemmeno perché il suono mi piaceva laterale, proprio in angolo della... Sì, l'ho fatto vedere, quel microfono, esatto, strano con quella... È un Airworks. Sì, esatto, è un overhead, un omnidirezionale. E l'ho passato sull'Avalon. Questo qua. Esatto. Questo pre che avete visto in migliaia di studi in giro per il mondo. Esatto, sì, comunissimo. È più un esperimento, però alla fine il risultato ci piace. Sta suonando molto bene. Facciamo sentire un po' la chitarra acustica come suona, vai. Elio sta facendo uno strumming classico con un plettro morbido, quindi va benissimo. Di quel suono è meglio merito sì dello strumento, ma anche di come viene trattato, perché insomma è grazie a questa strumentazione che poi il suono riesce ad uscire più fedelmente possibile. Dunque qui abbiamo Elio spossato dalla fatica di registrare le chitarre e lo abbiamo spanciato sul divano in maniera invereconda, una forma disumana. Cioè mi sto sciogliendo dal caldo e dall'ardo proprio. Ecco Nico che si è messo in postazione, raggiungiamolo. Eccoci, yeah. Eccoci in sala di registrazione. Sì, doppierò le chitarre acustiche che ha fatto Elio per dare un po' un gusto diverso, con la mano diversa, soprattutto una chitarra diversa. In questo caso ho una Taylor 214.
Questa è la visione che abbiamo noi della regia. Andrea, quando vuoi ci sono, eh? Ora gli si dà un pochino, come dice Elio, il puzzo di uregia. Ragazzi, potete dire a Nicco tutto quello che volete, tanto lo rivede nel girato poi. Basta. Ok, sono di ritorno dallo studio in California, no, in realtà no. Non mi resta altro che rimandarvi al prossimo vlog, che forse sarà direttamente dallo studio. Mirko tornerà presto, non mi preoccupate, gli renderò anche la GoPro, forse. Quindi, ragazzi, a presto dallo studio. Rock and roll e patata rock. Yeah! Ciao, schitarristi.